ma per questo mi posso fermare. Io sono abituato anche a trovare altri percorsi. Nelle more che magari in questo famoso pacchetto rifiuti possa trovare spazio anche un articolato per l'Enno West che possa maturare un pensiero nobile, come si suol dire, con l'aiuto vostro, abbiamo detto in che termini, io nel frattempo ho costituito una task force, non già costituita, e occasionalmente l'ho fatto da novembre, perché nella serie meglio Castelli, per esempio, e ben ho fatto, che già sta lavorando, ma è vero, lo vuoi sapere, per farvi l'esempio concreto, sui pannolini, è già andata in notifica alla Commissione Europea il procedimento, ci vogliono 3 mesi, ma è una norma che quella non posso cambiare perché è una norma europea, non è al mio profilo. Però per dirvi che non ci siamo fermati, ma se volete vi posso anche dire rapidamente che noi siamo prossimi anche sulla gomma vulcanizzata granulare, il pastello di piombo, i rifiuti di costruzione e demolizione, che sono veramente tanta roba. Ci metteremo dentro anche a parte, ma insomma fa parte, i rifiuti di gesso, le plastiche miste, i palperi, il carta da macero. Poi abbiamo già scadenzato il vetro sanitario, la vetroresina, ve li dico perché molti di voi sanno meglio di me che vuol dire, i rifiuti inerti da spazzamento strade, gli oli alimentari esausti, le ceneri di altoforno e i rifiuti di acciaietto. Della serie io non mi fermo. Poi, io spero che il Parlamento possa legiferare sull'Enno West al più presto, ovviamente non oltre i termini del pacchetto. E penso che sia giusto che ci siano delle linee, è il mio pensiero personale, non mi permetto di dire il Parlamento che deve fare, però penso che sia giusto che ci siano delle linee guida nazionali per dare omogeneità, atteso che quelle là europee ovviamente non verranno fuori, quelle linee guida nazionali. E poi ovviamente il famoso caso per caso, nell'ambito delle linee guida, le regioni o le province autonome possano declinarlo. Mi sembra la soluzione più semplice. Noi però abbiamo un riferimento certo dal punto di vista normativo. Il 4 luglio del 2018 è stata approvata la direttiva del cosiddetto pacchetto. Il 5 luglio del 2020 questa normativa deve trovare soddisfazione. Noi abbiamo pochissimo tempo